Il sindaco di Palma di Montechiaro riceve la quarta lettera intimidatoria. L'anonimo replica a Beppe Lumia: mafia e Stigia non c'entrano. Pasquale Amato, la magistratura intervenga. Efficienza per contenere i costi e quindi risparmi. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Pasquale Amato, dopo aver ricevuto tre lettere intimidatorie, il 6, il 9 e il 17 settembre, così ha replicato: ho incentrato la mia attività amministrativa sulla lotta all'abusivismo. Non sento assolutamente di avere torto. Continuerò. Nei tre fogli anonimi, scritti apparentemente sullo stesso tipo di carta e dallo stesso pugno sgrammaticato, si legge: sindaco, hai rotto proprio i C. Vada via subito, o se no qualcuno della sua famiglia piangerà di buono. Siamo stufi di te e di quelle pelato con i pantaloni neri e le strisce rosse, il Rambo del paese. E il Rambo del paese sarebbe il maresciallo Luigi Marletta, comandante della stazione dei carabinieri di Palma di Montechiaro, al quale si è recato in visita di solidarietà il comandante dei carabinieri in Sicilia, il generale Giuseppe Governale. Le missive sono firmate dalla Nuova Mafia. Due sono state scoperte da Amato sul vetro della sua automobile e un'altra all'ingresso del condominio dove abita. Il sindaco della cittadina del Gattopardo ribadisce e rilancia: la mia attività amministrativa fin dal mio insediamento nel giugno del 2013 è stata incentrata sulla lotta contro l'abusivismo commerciale, contro la mancata raccolta dei rifiuti, contro i cartelloni pubblicitari abusivi, contro le concessioni edilizie non rispettate, contro il consumo abusivo dell'acqua. Stiamo facendo un cammino difficile, ci misuriamo continuamente con antiche incrostazioni per le quali non siamo disposti a girarci dall'altra parte. Non sento assolutamente di avere torto, per questo motivo mi dispiace, ma non vado da nessuna parte, continuerò la mia attività amministrativa. Il senatore Beppe Lumia ha puntato il dito diretto, senza usare mezzi termini, contro Nicola Ribisi, condannato per mafie, che dal gennaio scorso è libero, e poi contro la Stigia e la famiglia Chiazza. E l'anonimo che ha scritto le prime tre lettere ha subito replicato, scrivendo una quarta lettera, che è stata scoperta da una figlia del sindaco Amato sotto il portone d'ingresso dello studio di ingegneria dello stesso Pasquale Amato. Il sindaco è ancora minacciato di morte e poi l'anonimo in replica a Beppe Lumia scrive: la mafia e la Stigia non c'entrano niente. Il sindaco di Palma di Montechiaro avverte il fiato sul collo e dopo la quarta lettera si sfoga così: non posso essere braccato solo io, è arrivato il momento di intervenire, la magistratura deve intervenire, non è possibile che devo essere braccato io, rappresentante delle istituzioni. Chiederemo di partecipare a un consiglio aperto nelle periferie di Palma di Montechiaro in mezzo alla polvere e alle spine, così come ci stanno i nostri bambini.